La giustizia riparativa è importante a molti livelli, innanzitutto per la giustizia penale, perché è un modo spesso più soddisfacente anche per le vittime di risolvere il conflitto generato dal crimine e dal reato. E alla fine, nonostante non abbia i tempi veloci che ci si aspetta dalla giustizia penale, ha i tempi suoi, a volte alla fine risulta più, diciamo, realizzativa della ragionevole durata del processo di quanto competa il processo tradizionale. Poi è importante, come ha detto anche la Ministra della Giustizia, quale riferimento culturale, quale sguardo sui conflitti nuovo che permette di non affrontare i conflitti, anche quelli più banali della vita quotidiana, fino ad arrivare ai grandi conflitti geopolitici, con un atteggiamento, una postura aggressiva, impositiva, ma aperta al dialogo e all'ascolto, anche cominciando dai primi anni di vita, fin dalla scuola materna, dovrebbe insegnarsi una forma di capacità di riparazione. Dopo molti anni in cui la giustizia riparativa era un oggetto misterioso, adesso a livello nazionale, anche oltre che internazionale, la giustizia riparativa sta entrando nel dibattito pubblico. Bisogna stare attenti a non confonderla con qualche cosa che questo concetto di giustizia riparativa potrebbe evocare. Quindi una conoscenza, una necessità di diffusione, e questa diffusione di conoscenza sulla giustizia riparativa è il primo passo per poter migliorare, come dicevo, sia la giustizia penale sia i rapporti sociali, i rapporti fra le persone. E le vicende attuali dei conflitti tremendi che si stanno scatenando nell'Europa orientale ci segnalano che evidentemente da parte dei protagonisti qualcosa non ha funzionato, in particolare da chi ha pensato di imporre la propria volontà con la forza. Ed è esattamente l'opposto di quello che la giustizia riparativa insegna, come testimoniato da quest'opera straordinaria, il libro dell'incontro, che ha raccolto 8 anni di esperienze e di incontri fra autori di crimini gravissimi e vittime di questi crimini. Il ruolo è fondamentale, e fra l'altro il ruolo dell'Università Cattolica fin dall'inizio, grazie soprattutto a Claudio Mazzucato, è stato un ruolo di punta, non solo perché è stato istituito da molti anni un corso di giustizia riparativa, ma come accade anche all'interno della nostra Alta Scuola Federico Stella sulla giustizia penale, dove la giustizia riparativa è una componente, pur essendo una componente, finisce per illuminare, per come dire, avvolgere tutti gli altri temi di cui ci affrontiamo, perché non è solo un percorso alternativo, come dire, una forma di alternatività rispetto alla giustizia penale tradizionale. È un modo di pensare, è un modo di ragionare, che quindi coinvolge anche, non so, la giustizia penale nei confronti delle imprese, alla tutela dell'ambiente, sul tema dell'immigrazione. Si tratta appunto di una, lo diceva bene la ministra, di una esperienza e di una sensibilità trasversale, complementare, no? Che completa quello che già esiste, ma il completamento non vuol dire elemento accessorio, vuol dire qualche cosa che il complemento insegna a ciò che ha bisogno di questo complemento.